Buongiorno ragazzi, oggi continuiamo il nostro percorso di storia e in particolare, come vedete dalla schermata e come vi ricorderete, ci soffermiamo sull'Unità d'Italia. La volta scorsa abbiamo visto la prima guerra d'indipendenza che finisce di fatto con la sconfitta dei Savoia e del tentativo democratico di scacciare l'influenza e la dominazione austriaca. Di costruire un nuovo Stato, abbiamo visto anche la guerra di Crimea che, come ricorderemo anche nel corso di questa lezione, ebbe un ruolo importante per far sorgere in Europa la cosiddetta questione italiana, grazie soprattutto all'abilità del primo ministro del Regno di Sardegna, Camillo Benso, conte di Cavour, nell'affermare appunto che la dominazione austriaca in Italia da un lato e dei Borbone nel sud Italia e il malgoverno e la violenza con la quale stavano governando in Italia aveva portato a una polveriera e faceva dell'Italia una delle polveriere d'Europa. E quindi Cavour presentò i Savoia, il regno di Sardegna, come l'elemento stabilizzatore della situazione. Oggi invece avremo tre momenti centrali in questa lezione. Il primo, il percorso che avvicinò alla seconda guerra di indipendenza, che come vi ricorderete avvenne nel 1859, nei mesi centrali di questo anno, tra aprile e luglio del 1859, e poi appunto il secondo momento della lezione sarà dedicato alla seconda guerra di indipendenza, quindi vedremo i fatti centrali, una guerra che vide degli episodi, delle battaglie che rimarranno nella memoria di generazioni di italiane, ma che oltre a questo fu anche una delle guerre più brutali dell'Ottocento, che anticipava e che anticipò per molti aspetti poi i drammi delle guerre novecentesche. Noi l'abbiamo già ricordato per la guerra di Crimea, a partire dagli anni 50 dell'Ottocento le guerre cambiarono il loro volto rispetto a quelle ultime precedenti, cioè quelle dell'epopea napoleonica, si fecero sempre più brutali, sempre più violente, con scontri tra eserciti e tra le artiglierie degli eserciti che si asserragliavano nelle trincee, e questi furono quindi momenti particolarmente drammatici che anticipavano quello che poi si vedrà con ancora più dolore e tragicità nell'inizio del Novecento. E poi l'ultima parte della lezione sarà dedicata invece all'impresa dei Mille, che innescò tutta una serie di fatti che portarono poi al compimento dell'Unità d'Italia. Qua in questa schermata vi ho voluto mettere due forse immagini particolarmente evocative di quanto diremmo. Da un lato, nella prima immagine vi ho messo i volti di quattro dei grandi artefici dell'Unità d'Italia, il re Vittorio Emanuele II, Giuseppe Garibaldi, di cui ci occuperemo oggi nel corso di questa lezione, che fu l'eroe dei due mondi perché proveniva dal Sud America, come già ricordato, e si spese già nella prima guerra d'indipendenza per la lotta contro l'invasore straniero, ma anche a favore dei democratici, e Camillo Benso, conte di Cavour, che come vedremo a partire dal 1852 diverrà primo ministro del Regno di Sardegna, e poi Giuseppe Mazzini, che vedremo a poco restare sullo sfondo in secondo piano, ormai in questa fase, proprio perché non voleva che l'unità d'Italia avvenisse attraverso, sostanzialmente, come vedremo, un allargamento del Regno di Sardegna, e quindi sotto la dinastia dei Savoia. E questo elemento lo mise anche in contrasto con Garibaldi, che invece di fatto fu il braccio armato del Regno di Sardegna, anche se dal suo punto di vista cercò più volte di rendersi indipendente dalla guerra dei Savoia, ma di fatto fu il braccio armato e, come vedremo nell'incontro di Teano, fu lo stesso Garibaldi sostanzialmente a salutare Vittorio Emanuele II come primo re d'Italia. E poi accanto vi ho messo la bandiera che adotterà il nuovo regno dal 17 marzo 1861, giorno della proclamazione del Regno d'Italia, con il tricolore, che vi ricordo essere nato
dalle repubbliche giacobine, poi adottato dalla giovine Italia di Mazzini, con al centro lo stemma dei Savoia, l'azzurro, il colore dei Savoia, poi lo stemma savoiardo con la corona. Quindi questa è la bandiera del Regno d'Italia, che ovviamente noi oggi non adottiamo più, perché in base all'articolo 12 della nostra Costituzione è sparito il simbolo dei Savoia ed è rimasto il tricolore. Bene, allora cominciamo il primo dei tre passi annunciati, cioè riprendiamo da dove avevamo interrotto la volta scorsa, la fine della prima guerra di indipendenza 1849, una fine traumatica, finisce la Repubblica Romana, finisce la Repubblica di Venezia nel sangue, finisce anche il sacco di Genova nell'aprile 1849 e si arriva all'armistizio di Vignale nell'agosto, che porterà poi alla pace di Milano. Abbiamo già detto come il periodo successivo alla prima guerra di indipendenza fu soprattutto nei territori a dominazione austriaca, quindi nel Lombardo-Veneto, drammaticamente duro. Il maresciallo Radetzky, che divenne il governatore del Lombardo-Veneto, represse nel sangue tutti coloro che erano anche sospettati di tramare contro il Lombardo-Veneto, soprattutto mandò a morte molti giovani che furono chiamati i cosiddetti martiri del Risorgimento. Quindi fu un periodo, quello degli anni 50, soprattutto nel Lombardo-Veneto, assai duro. Nel resto della penisola, l'unico stato che mantenne la Costituzione fu il Regno di Sardegna, all'interno del quale si manifestarono sempre di più delle tensioni tra il governo da un lato, composto dal re Vittorio Emanuele II e dal presidente del Consiglio, dal primo ministro Massimo D'Azeglio, e dall'altro la Camera, che era sempre più a maggioranza democratica e quindi voleva riprendere la guerra contro gli austriaci. Le tensioni derivavano dalla pace di Milano, che ratificava quanto stabilito nell'armistizio di Vignale, in base al quale, come vedete, il Piemonte si impegnava a pagare una forte indennità, però senza subire perdite territoriali. La Camera non voleva accettare questa pace, ma il re e D'Azeglio non vedevano altra soluzione e per questo decisero di sciogliere la Camera ed indire nuove elezioni. In vista delle elezioni, Vittorio Emanuele II fece questo proclama, di cui vi ho messo anche la riproduzione qua a fianco, documento eccezionale, il cosiddetto proclama di Moncalieri, territorio vicino a Torino, in cui si rivolgeva direttamente al popolo Vittorio Emanuele II per richiamarlo a votare dei rappresentanti più moderati che dovevano accettare la pace di Milano e ratificare la pace di Milano, e così avvenne. Le consultazioni portarono alla formazione di una Camera che accettò la pace di Milano con gli austriaci. Ma qui compare un nuovo personaggio che oggi conosciamo, ovvero Camillo Benso Conte di Cavour, un personaggio proveniente da una famiglia nobile, quindi espressione della nobiltà piemontese, una nobiltà che però abbracciò i principi liberali. E diciamo, uno degli artefici della costruzione del Regno d'Italia, che diciamo fin da subito altro non fu che l'espansione del Regno di Sardegna, fu proprio Camillo Benso Conte di Cavour, che in questi anni incomincia a non solo a dedicarsi alla politica, ma ad assumere ruoli molto di rilievo all'interno del governo piemontese. Infatti, come vedete, venne ministro dell'Agricoltura e del Commercio nel 1859, era già entrato in Parlamento nel 1848, poi ministro dell'Agricoltura e del Commercio nel 1850, ministro delle Finanze nel 51, ma soprattutto, questo da ricordare, nel 1852, grazie alla sua abilità di diciamo, costruttore di alleanze politiche, divenne presidente del Consiglio, cioè primo ministro capo dell'esecutivo del Regno di Sardegna. Perché dicevo grazie alla sua abilità di tessere alleanze politiche? Perché la sua politica famosa fu quella del connubio, connubio significa legame, e portò avanti questa politica cercando di allearsi con i leader più moderati dell'opposizione. Lui, Cavour, era un liberale, un nobile liberale, quindi potremmo dire esponente del cosiddetto centrodestra, appunto dei liberali moderati, espressione anche del
la nobiltà, ecco, lui riuscì a stringere e a creare una maggioranza quindi in Parlamento, un'alleanza con in particolare Urbano Rattazzi, che era invece il leader del centro-sinistra. Con centro-sinistra si intende in questa fase storica un movimento di moderati, progressisti, ma che appunto rispetto ai liberali vogliono una maggiore giustizia sociale, diciamo così, ma non si spingono, tra virgolette, fino agli eccessi dei democratici. Democratici in questa fase storica sono quelli mazziniani, quindi possiamo chiamarli l'estrema sinistra. Ecco, Cavour riesce a costruire una maggioranza solida, trasversale tra il centrodestra e il centrosinistra, e quindi riesce ad avere un potere stabile e a costruire la sua presidenza del Consiglio. I suoi obiettivi, come vedete, furono sostanzialmente fare del Regno di Sardegna, abbreviamo Piemonte per metonimia, ma quando ormai parliamo di Piemonte parliamo del centro, del nord-ovest d'Italia, quindi Piemonte, Liguria. Ecco, volle fare di questa realtà politica la regione più industrializzata d'Italia, fece numerose riforme in senso liberale, quindi abolendo dazi doganali, represse duramente qualsiasi iniziativa mazziniana democratica e anche dei separatismi che aumentavano in questo periodo, sia da parte dei Liguri sia da parte dei Sardi che volevano l'indipendenza da Torino. Ma soprattutto, e poi, tra l'altro, portò avanti una politica aggressiva nei confronti della Chiesa, in linea, diciamo, con gli elementi, con la visione liberale del tempo. Quindi tentò di sopprimere, per esempio, gli ordini religiosi non dediti all'insegnamento o al servizio verso i poveri, quindi i cosiddetti ordini contemplativi, nazionalizzò e quindi alcuni beni ecclesiastici, li espropriò dalla Chiesa e la portò avanti questa politica molto spesso anche in tensione con il re Vittorio Emanuele II. E allontanandosi quindi dalle fazioni, diciamo così, dei neo-guelfi che abbiamo già conosciuto. Per quanto riguarda la politica estera, il suo disegno era quello inizialmente di costruire un regno dell'Alta Italia in mano ai Savoia, e ebbe l'intuizione, che abbiamo già visto in realtà con la guerra di Crimea, per costruire questo regno, di allearsi soprattutto con i francesi, che in questo momento storico, vi ricordo, sono guidati da un imperatore, sono all'interno del secondo impero con Napoleone III in chiave anti-austriaca. Quindi di allargare i confini del Regno di Sardegna verso la Lombardia, verso il Veneto, questa era un po' la sua strategia, cercando di allearsi con i francesi in chiave anti-austriaca. In questo senso, come abbiamo già visto, la guerra di Crimea fu un momento veramente importante, perché quando nel 1855 conflitto ormai in corso, Cavour decise, in accordo col re, di inviare il contingente italiano guidato da Alfonso La Marmora, il comandante che aveva saccheggiato Genova, in aiuto degli inglesi, dei francesi e degli ottomani in chiave antirussa. Questo, diciamo, mise la prima volta il regno di Sardegna in buona luce rispetto anche agli austriaci, che rimasero neutrali in questo conflitto, e anche questo costò molto agli austriaci, perché la neutralità nella guerra di Crimea degli austriaci scontentò da un lato i franco-inglesi, che invece vedevano nel Regno di Sardegna un nuovo alleato, e dall'altro soprattutto i russi, a cui erano legati da alleanze decennali, pensate al Gran Concerto Europeo e alla Santa Alleanza, russi che memori di questo aiuto, mancato aiuto da parte degli austriaci, come vedremo tra poco, non interverranno a sostenere gli austriaci nella seconda guerra d'indipendenza, e questo fu un fatto che in parte fu decisivo. Ora, questa politica astuta e anche diciamo liberale di Cavour attirò anche democratici come Giuseppe Garibaldi, ma tutta una serie di patrioti italiani che, esuli dalle altre regioni d'Italia, si rifugiarono appunto nel Regno di Sardegna. In particolare, dicevamo, Giuseppe Garibaldi.